Aspetta. Oddio, speriamo bene, vediamo chi è. Sì, pronto? Sì, 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 bene, vuol dire a me, sì. Bene, buongiorno. Ah, già, ci siamo visti. Oh, sì, sì, mi ricordo, quella. Certo. Le interessava cultura e coglioni. Beh, questo. Lei ha letto il libro perché è molto ispirato, molto liberamente ispirato, però veramente l'anima è quella al lavoro culturale di Bianciardi, un librettino bellissimo di racconti su Grosseto, sulla Maremma, ma soprattutto sul lavoro di questi tentativi di aprire biblioteche, cineforum, teatri, rassegne. Lui racconta con una genialità e con ironia questa fatica di fare cultura che, oserei dire, non è diminuita nel tempo. L'ha letto, perfetto. Allora questo mi agevola molto. Proprio un libro bellino, dato la ristampatura si trova. E da quello che però era un romanzo, un racconto, io ho tirato fuori uno spettacolo con anche tanti pezzi, diciamo, ispirati, ma non tratti da quei pezzi lì, con 12 attori, 12 attori toscani, nessuno dei quali è celebrato e famoso, però tutte persone che fanno questa attività da una ventina d'anni, da 15 anni almeno, per cui molto bravi, un po' della scuola nostra, del Teatro delle Sfide, molto simpatici e molto anche bravi, ed è proprio una commedia con la famiglia Bianciardi in scena, per cui Luciano Bianciardi con il fratello, con la madre, con la moglie, loro, e che tentano continuamente di convincere la popolazione di Grosseto, ma potrebbe essere qualsiasi città del mondo, compreso Kansas City, come dice Bianciardi, a partecipare, a iscriversi, a fare cultura, a fare riunioni. E sono di riunioni, dibattiti, votazioni, litigi, risse, battute in un toscano molto bello, molto ironico. È una commedia 1,20 che abbiamo fatto alcune volte, agli operatori culturali piace da morire, è un omaggio alla fatica di far cultura, che non è mai palloso, non è mai esattamente come la vitagra di Bianciardi o come sono i racconti di Bianciardi, con quella sagacia che non cede mai il passo alla noia. E però, insomma, come dire, è una bellissima riflessione ancora attuale sul valore che c'ha il leggere, lo scrivere, il far teatro e questo. Poi, essendo 12 attori, è uno spettacolo di entrate e uscite, 20 scene velocissime, un racconto preciso, per cui insomma non è un monologo in cui c'è un attore su una sedia che chiacchiera, ci sono veramente tante cose, tanti colori, tanti costumi, insomma, è proprio una commedia, una delle poche commedie che abbiamo fatto e siamo molto contenti. Necessità tecniche pochissime, un piazzato bianco, un fondale, buonanotte, e si può fare anche in un'aia o su un palco, insomma molto molto semplice. Se vuole le mando il testo, c'ho anche il testo, le mando il testo, guarda, glielo invio, è di piacevole lettura anche il testo, per cui si può divertire. Bene, oh, perfetto, perfetto. Lei vorrebbe cambiare il testo? Perché cultura e coglioni gli sembra brutto il discorso della cultura, eh? Sì, chiamiamolo solo coglioni, va bene, si può fare, vai. Se per una volta si chiamerà coglione e basta, eh? Bene, bene. Eminenza, eminenza, grazie. Bene, benissimo, benissimo. Saluti, 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 saluti. Ci ho pazienza nella vita.